Buongiorno ragazzi, oggi guarderemo delle lavorazioni sulla sega nastro, così cercheremo di concludere i video precedenti dove vi ho spiegato un po' tutti i componenti di questa macchina. Mi raccomando, state attenti e guardate bene come tenere le mani. Adesso andiamo a vedere quali sono i DPI indispensabili per utilizzare questo macchinario. I guanti, gli occhiali e le cuffie. Attenzione per i guanti, che bisogna anche capire che tipo di lavorazione stiamo facendo, perché potrebbero diventare pericolosi in quanto potrebbero impigliarsi nella lama. E qui va a discrezione. Sicuramente sono indispensabili quando andiamo a movimentare delle tavole oppure andiamo a cambiare la lama. Già che ci siamo, parliamo della lama. Questa è una lama con delle placchette Alvidia. Perfetta, un'ottima lama, vuol dire che ogni dente ha una placchetta, a differenza di quelle normali che sono solo delle lame in acciaio. Questa lama costa parecchio, perché una lama di queste costa sui 250 euro, le altre costano molto molto meno, però sicuramente fa un taglio più pulito, dura molto di più la filatura e ci permette di tagliare anche materiali molto duri facendo poca fatica. Dopo andremo a vedere nella lavorazione che, per esempio, nello sfettare una tavola farà veramente pochissima fatica. Un'altra cosa che dobbiamo dire delle lame è che più la lama è larga, più fa tagli dritti, più la lama è stretta, più può fare curve. Quindi quando noi dobbiamo fare una lavorazione, già sappiamo che tipo di lavorazione dobbiamo fare, se dobbiamo fare dei tagli dritti o se dobbiamo fare delle curve. Questo implica il cambio di lama e la scelta della lama. Va bene? E ora pronti a lavorare. Eccoci qua, andiamo a prendere la tavoletta, la matita e l'altra tavoletta che la appoggiamo sopra in modo che abbiamo un riferimento. Tiriamo la riga bella dritta che ci aiuterà seguendola per fare un taglio. Adesso io direi magari spostiamo il registro, perfetto, spostiamo anche le varie cose, mettiamoci le cuffie, andiamo a accendere l'impianto di aspirazione, vogliamo, abbassiamo il castelletto e accendiamo la macchina. Adesso appena la macchina è pronta, taglieremo. Avviciniamoci un attimo. Piano piano. Vediamo il castelletto un po' più alto così vediamo meglio, spostiamoci per avere una visione migliore. Fatto. Recuperiamo il pezzo. Allora, adesso facciamo finta, tiriamo una riga. Non è il nostro caso, non si fa di solito così, ma tiriamo una riga e capiamo un attimino come bisogna tenere le mani durante la lavorazione. Allora, accendiamo la macchina. La mano non va mai tenuta sulla linea, perché è chiaro che dove andrà la linea andrà anche il taglio, quindi dobbiamo tenere sempre la mano a lato, chiusa il più possibile. La mano non va mai tenuta qua a fianco, per il semplice motivo che anche chiusa così non va mai tenuta qua, perché se si dovesse spaccare la lama rischia di uscire sul fianco, quindi durante la lavorazione mai tenere la mano a fianco alla lama, sempre prima o dopo. Quindi proviamo adesso
così no, la arretriamo, piuttosto la teniamo dall'altra parte. Fa niente se il pezzo rischia di cadere, al massimo cade e lo prendiamo in un secondo tempo. Altra cosa che si può fare con la sega nastro sono i tagli curvi. Allora, abbiamo questa lama che non è... non è molto stretta, è abbastanza larga, però dovremmo riuscire a fare questo taglio curvo. Ok, perfetto. Guardiamo una cosa importante. Allora, più la lama è larga, più farà tagli dritti. Più la lama è stretta, più farà tagli curvi. Quindi è chiaro che se voi dovete sfettare delle tavole e deve essere il taglio più dritto possibile, è meglio montare una bella lama larga. Okay. Se noi dovessimo fare tanti tagli curvi come questi qui, a questo punto conviene montare una lama stretta, in modo che è molto più agevole e maneggevole la lavorazione. Altra cosa, domande che magari mi avete fatto: fino a che spessore può tagliare la lama? Lo spessore che vogliamo. È chiaro che più porzione di lama utilizziamo, più dobbiamo essere cauti nella lavorazione, e dobbiamo avere una lavorazione lenta, perché dobbiamo avere il tempo, dare tempo alla lama di scaricare il trucciolo. Per esempio, adesso andremo a sfettare questa tavola, quindi la taglieremo lungo il suo spessore. Cercheremo di tirar fuori da questa tavola due tavolette sottili. Si può fare? Sì. Prima di tutto regoliamo il castelletto. Posizioniamo la tavola a fianco alla lama e abbassiamo il castelletto. In questo modo la lama, durante la lavorazione, uscirà solo questo centimetro. In questo caso però ci dobbiamo far dare una mano dal registro. Adesso, per questione di video, io sono da questa parte in modo che voi potete visionare il dente e tutto quanto, ma si lavora dall'altra parte. Il metro per prendere la misura si mette sempre nella parte sul retro della lama, questa, in modo che anche se la lama fosse in funzione, cosa che è meglio non fare, non rischiate di tagliare il metro. Allora, la tavoletta è spessa 2,5 cm e noi possiamo mettere il registro parallelo a 1,2 cm. Perfetto, è 1,1 cm, va bene così. Adesso accendiamo.
Ok, avete visto che non fa alcuna fatica la lama a fare questa lavorazione, quindi noi avevamo una tavoletta da 2,5 cm, abbiamo due tavolette da 1,2 cm, perché è chiaro che dobbiamo anche calcolare che lo spessore della lama porta via materiale, ok? Quindi se la lama è larga 2 mm dovremo sottrarre i 2 mm alla lavorazione, d'accordo? Eccoci qua, spero che il video sia stato abbastanza chiaro e abbiate capito come si effettuano le lavorazioni sulla sega nastro, sempre stando attenti alle vostre mani e tenendo conto tutte le nozioni che vi ho dato sulla sicurezza, ok? Ragazzi, vi saluto, state sul pezzo e guardate tutti i video attentamente.